Disgaggio il prima possibile, ipotesi bretella sul tavolo la prossima settimana. Questo il contenuto al termine del sopralluogo dei vertici regionali in Valle Spluga. Allo studio le soluzioni per risolvere la situazione in cui si trovano i 1500 abitanti di Campodolcino e di Madesimo isolati da oltre un mese a causa della frana di galivaggio. Sul posto questa mattina l'assessore alla montagna, il valtellinese Massimo Sertori e Pietro Foroni, assessore alla protezione civile, allora i tecnici hanno illustrato le due soluzioni individuate: la realizzazione di una pista alternativa in grado di bypassare la zona interessata dal fenomeno franoso e contemporaneamente il disgaggio dei 5000 metri cubi di roccia in bilico sul fianco della montagna dal 13 aprile scorso. E un dato di fatto è che è una situazione di grave pericolosità ed è per questo motivo che Regione Lombardia, oltre a aver già finanziato la prima parte, metterà a disposizione altri circa 3 milioni di euro al fine del, della completa realizzazione dell'opera per la completa messa in sicurezza di quella, di quella, di quella zona. Ancora è impossibile fare previsioni sulle tempistiche necessarie ai lavori di disgaggio, ma i progetti per la bretella stradale sono quasi ultimati. A giorni verranno sottoposti alla valutazione di ANAS che deciderà in mese. Alla bontà dell'opera. Il collegamento attraverso una pista sulla destra orografica del fiume in modo tale che i lavori sulla messa in sicurezza del versante possano procedere con una certa eh, serenità. Ma creando una pista alternativa. Al momento la situazione viabilistica continua a rimanere critica. La strada statale 36 è infatti transitabile solamente in tre finestre orarie, dalle 5 alle 8, dalle 12 alle 14 e dalle 18 alle 21. La speranza è che la nuova pista da realizzarsi sulla sponda destra del fiume Liro possa garantire i collegamenti H24 tra Valle Spluga e Valchiavenna. Gli amministratori locali chiedono che i tempi degli interventi vengano velocizzati quanto più possibile. Oltre ai disagi dei residenti, si teme per la stagione turistica, messa a rischio dalla difficile situazione. Per accelerare la risoluzione, noi siamo pronti, ma serve la stessa collaborazione ad altri livelli. Quindi sarà fondamentale il riconoscimento tempestivo dello stato di emergenza a livello nazionale e la realizzazione della pista che abbiamo già progettato. Non possiamo permetterci di far saltare eh, la stagione turistica in arrivo. Dopo 33 giorni diciamo che i disagi cominciano a pesare gravemente sull'umore sull della gente e non solo sull'umore purtroppo ma anche sulle entrate nelle casse delle, delle attività commerciali e turistiche che sono la fonte primaria di reddito del nostro territorio.